Ciao raga, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Thomas, oggi siamo qui con il video della profile di Purely, il mazzo che stiamo testando io e i miei amici, perché è un mazzo che secondo me, cioè secondo noi, diciamo, ha un potenziale molto alto con l'uscita della nuova carta, del nuovo Xyz. E lo stiamo testando in diversi modi, diverse salse, stiamo cercando di capire i problemi, i pregi, i difetti, tutto. Niente, andiamo subito con la profile. Il mazzo sembra molto forte perché in molte volte capita che tu chiudi con un pesco 6 nel turno dell'oppo, che quindi non dico che fai FTK perché FTK non lo fa, però tipo è veramente difficile stargli sopra quando poi dopo inizi il turno con più di 6 carte in mano. E niente, iniziamo subito con la profile. Gioco 3 puri e 3 pure lì, penso standard, cioè comunque ratio giusto, non si toglie niente, va bene così, cioè, bisogna vederli nuovi. Ovviamente sto mostrando già le carte pure lì, quindi due terreno e tre my friend. Probabilmente andiamo a mettere la terza terreno, perché sì che in sé la carta come terreno, vabbè, ha un effetto straforte per il mazzo, è veramente forte. Ovvio che tende a essere un brick, quindi il ratio giusto forse è 2, però in certi spot questa carta la vuoi sempre avere in campo e la vuoi vedere sempre perché è veramente forte. E quindi c'è cioè, il primo effetto che non, i pure evocati special non possono essere targettati, secondo me è fortissimo. E boh, comunque quello è. Però per ora ci stiamo trovando bene, però l'idea di mettere la terza ci sta. Poi giochiamo tre preti, vabbè, le rapide, insomma, tutte così, nel senso, veramente carte senza senso, una più forte dell'altra. Questa adesso è fortissima, una carta che secondo me rischierà la banlist. Magari non quella che arriva adesso, però magari qualcosa gli fanno, perché è un mazzo che comunque se va a pescare 6 in un turno può essere un problema. Questa è comunque forte quando vai secondo, fortissima, e quindi boh, ci sta a giocarla. Questa carta qua quando vai secondo è incredibile. E poi vabbè, due trappole, perché abbiamo capito che in molti spot conviene giocare due trappole. Abbiamo provato la nuova trappola, ma non ci piace per niente. E in molti spot conviene giocarne due perché ad esempio, magari ce l'hai già in mano e quindi magari vuoi triggerare l'effetto del noir, anche se lo puoi fare lo stesso, magari non porti la trappola, però magari se una l'hai già in mano te la tieni per scartare, ecco. Quindi se tu vedi, se giochi una trappola sola non la puoi neanche scartare perché sennò magari non riesci a fare plump. Quindi due sono errato giusto. Poi il flexpot comprende due bro, un bestia. Abbiamo deciso di giocare questo e di cattare le prosperity, perché le prosperity letteralmente per il mazzo, vabbè, va a sostituire praticamente una carta, no? Cioè tu ti fai meno uno per prenderti poi il più uno di prosperity, però non è quella roba che aiuta il mazzo, perché il problema del mazzo è che tu rischi di avere poche carte in mano. Cioè il mazzo scartando, attivando le rapide, scarta, e quindi tu hai bisogno, secondo me, di carte che ti fanno dei più uno, tipo questi due, è bestia. Forse è ancora più forte giocare 3 snow e un bro, perché magari vedi snow in mano e te la addi diverse volte. Forse è più forte anche fare così, non lo so. Però Prosperity non è quella carta che ti fa plassare, cioè letteralmente ti togli una carta da mano per prendertene un'altra, però cioè, giochi sempre con 5 carte, ecco, quindi. Invece queste no, queste sono più forti. Infatti l'idea di giocare Snow con Bro mi piace leggermente di più, perché tu comunque continui a giocare sempre con lo stesso numero di carte in mano. Che uno dei difetti del mazzo è che tende magari a finire la board con 0 carte in mano. Quindi rischia di chiudere senza niente. Se poi magari ti becchi tanti HT non fai niente, cioè il turno 1 diventa inutile.
HT, dato che è la versione 2, quindi peschiamo tanto, boss 2, scusate, peschiamo tanto, trash, in questo momento forse la più forte, vediamo boss 2, droll, livello 1, quindi forte da normalare, utile. Tremorner, questa particolare però forte, dobbiamo giocare carte che possiamo tirare quando le peschiamo. Trainib, carta che può essere forte nel prossimo formato. E poi due talent, perché è sempre forte sta carta. Giocando full Xyz, tu ship Xyz e con questo fai Zeus gratis, quindi è già forte questo, no? Questo è già fortissimo come roba. Poi una carta forte, perché in certi spot il pescare 2 ti salva la partita, guardare mano per togliere eventuali carte strane ti salva la partita, e quindi è forte. Questa carta è forte, sto mazzo. Forse non ha 3, per una questione che non le vuoi vedere, non vuoi vedere troppe copie in mano, però è una carta forte. Poi, l'extra, Relinquished, troppo forte sta carta. E se la gente inizia a rispettare pure sta carta, ovviamente l'andiamo a togliere, però sta carta è veramente forte, auta carte che non ti aspetti. Questo adesso sto giocando l'una, ma in realtà questa è un'azalea, eh? Nel senso, questa è un'azalea, mi deve arrivare. Questi sono gli unici link che gioco. Poi Sylvan e Slaker. Slaker fortissimo quando vai secondo, imbarazzante come carta. Mentre Sylvan, ovviamente questa contro Kashtira imbarazzante. Sylvan invece mi piace perché se risolve più uno. Il problema è che giocando tanti mostri hai una probabilità molto alta che non risolva. Quindi in questo momento io preferisco Lirius. Perché tu lo cali, è vero che non fa plassare, però riduce l'OTK. Cioè se magari ti becchi Evelyn, Kaiju, l'oppo comunque non ti TK perché ti fa Evelyn. Però se magari ti fa Boardbreaker tipo Storm e Kaiju, e magari a combo per OTK, tipo magari un Kashtira Going Second, tu hai comunque Lirulus, quindi lui fa la sua board, ma tu giochi con tantissime carte. E boh, è un attimo che tu il turno dopo gli fai il mondo. Poi, due Beauty, Mono Plump, Mono Noir e due Happiness. Allora, due Beauty, semplicemente perché diciamo che lo fai sovente in realtà. Perché è vero che tipo adesso il mazzo fa turbo questo, ma giocando due trappole, diciamo, non c'è la necessità di giocarne due probabilmente. Poi bisogna vedere ovviamente, una volta che si giocano le partite importanti, capiremo se è importante giocarne due. E la carta da abbassare forse sarà questa, però questo qua è forte perché tipo fa perma e poi shippa mostro. E quindi anche questo magari è molto facile da usare per fare Zeus, quindi molto molto forte. Questo è diventato, non dico che è il più scarso, però è fortissimo comunque il coso che banna uno. Però la Delicious adesso è la rapida più scarsa, quindi boh. E poi, a caso uno starnuto, e poi due Happiness perché fortissimo, cioè tipo si attacca tutti i mostri possibili a da 4, quindi boh, veramente una carta senza senso. Ovviamente due Noir, questa carta va giocata sempre a 2, anche se non c'è più Kashtira, questa carta va giocata sempre a 2 perché magari riesce a farne anche 2. E poi vabbè, pacchetto Zeus, sperando che non lo tocchino prima. Quindi questa era la lista, grazie per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.